Art Attack. Questo è Art Attack. Ciao ragazzi, bentornati in una nuova puntata di Art Attack. Voi ormai sapete bene che Art Attack è l'unico vero programma sull'arte che vi dimostra che non bisogna avere 10 lode in disegno per essere considerati dei grandi artisti. E allora andiamo subito all'attacco. Sentite un po', ma se vi venisse data l'opportunità di far avverare uno dei vostri più grandi desideri, quale vorreste che fosse? Non lo so, una serata a cena con la vostra popstar preferita? Oppure una vacanza mitica in un'isola caraibica? Beh, in attesa che questi desideri si avverino, quella che ci serve è una di queste, guardate, una nuvoletta dei desideri. Bella, eh? Questa nuvoletta è identica a quelle che nei fumetti ricordano i desideri, i pensieri e i sogni dei personaggi. Allora, vogliamo provare a farne una insieme? Ricavate un fianco da uno scatolone di cartone e disegnateci sopra una bella nuvoletta paffuta, proprio come quelle dei fumetti. Fatela abbastanza grande e vaporosa. Fatta la nuvola, disegnate una sagoma ovale un po' più piccola, esattamente come quelle che si trovano sotto le nuvolette dei pensieri. Poi fatene altre due più piccole, ciascuna leggermente inferiore alla precedente. E adesso, con le forbici, ritagliate il tutto. Una volta ritagliate le sagome avremo una bella nuvoletta vaporosa e tre piccoli ovali come questi, vedete? Adesso la prossima mossa è quella di scegliere ciò che desideriamo. Potrebbe essere allora la persona dei nostri sogni o anche una vacanza da sogno. L'importante è che la foto rappresenti ciò che desideriamo veramente. Allora prendiamo una foto ad esempio da una rivista come queste. In questo caso io ho scelto questa foto qui, è la mia vacanza da sogno. E adesso vediamo come applicarla all'interno della nuvoletta. Sistemate la vostra foto sopra la nuvola e tracciatene il contorno. Questo serve solo a stabilire l'esatta posizione che avrà l'immagine. Rimuovete la foto e all'interno del rettangolo disegnate un contorno vaporoso che si assimila a quello esterno della nuvola. Quindi ritagliate questa parte interna. Tagliato l'interno, la nostra nuvola sarà così. E adesso dobbiamo dipingerla per farla sembrare come quelle dei fumetti. Prima di tutto dipingetela interamente di bianco usando dei colori a tempera o acrilici. Lasciatela ad asciugare. Adesso immergete un pennello abbastanza rigido in un po' di pittura azzurra, eliminategli il colore in eccesso e tamponatelo sui bordi della nuvoletta picchiettandolo sulla superficie. Questo serve ad aggiungere le ombre sui bordi e per farla sembrare più vaporosa e più simile ad una nuvola vera. Fate asciugare il colore e poi, con un pennarello nero, disegnate il contorno esterno della nuvola per renderla assolutamente identica a quelle che troviamo nei fumetti. Dipingete e contornate di nero anche gli ovali. Guardate, adesso che gli abbiamo fatto i contorni neri, la nuvoletta e gli altri pezzi sembrano davvero usciti da un fumetto. Ma come vedete, sono ancora tutti staccati. La prossima mossa è quella di farli diventare un pezzo unico. Per farlo, sovrapponete leggermente i pezzi ovali tra di loro, dal più grande al più piccolo. E adesso incollateli in questa posizione con una colla forte e poi lasciateli ad asciugare. Adesso rivoltate la vostra nuvoletta e sul retro incollate la foto del vostro sogno usando molto nastro adesivo. Ed eccola qui, la mia vacanza da sogno. Adesso ragazzi potete decidere di appendere questa nuvoletta su una parete della vostra stanza. Ma che ne dite di metterla qui, guardate, proprio sulla testiera del letto? E guardate che effetto, mi stendo sul letto, ah! E la nuvoletta sembra che sia uscita proprio dalla mia testa, esattamente come nei fumetti. Ma
Se cambiamo la foto, potremmo anche far capire a qualcuno che cosa desideriamo per il nostro compleanno o per Natale. Ah, ma guardate questa che bella, una nuvoletta fatta con dell'ovatta, morbida e soffice soffice. Ma sapete qual è il mio sogno più folle? Diventare capocannoniere della nazionale di calcio. Buonanotte. Ciao ciao! Sì, sono sempre io, il capo, come al solito. Queste nuvolette dei sogni sono molto divertenti, non vi pare? Eh? Per farne una, disegnate una grossa nuvoletta come quelle dei fumetti, su un pezzo di cartone con accanto una sagoma ovale più piccola. Poi fatene altre due ancora più piccole. Disegnate il contorno della foto del vostro sogno sulla nuvola grande. Fate i bordi interni ondulati in stile nuvola vaporosa. Ritagliate l'interno. Ora ritagliate tutto e dipingetelo di bianco. Aggiungete delle ombre azzurre con un pennello rigido e ripassate i contorni di nero. Sistemate e incollate tutto nella posizione giusta. Una volta incollata avrete la vostra personalissima nuvoletta dei sogni. Ehi, volete sapere quale mio sogno vorrei che s'avverasse? Vorrei diventare non più soltanto un capo, ma un capone! E voi che ne pensate? Il nostro motto qui ad Art Attack è tutto fa brodo per fare l'arte, e questo è quello che ama fare di più Neil, il grande artista. L'altro giorno ha preso un po' di questo, del sale fino, e ha iniziato a spargerlo su un pavimento nero per fare un grande disegno. Voi cercate di capire che cosa combinerà questa volta. Ma stavo pensando, se questo lo usa per fare i disegni, quando cucina, che ci mette i colori in polvere? Thank you.
Questo sì che era un vero grosso Art Attack musicale! Ci avete messo molto a scoprire che sarebbe stata una rockstar! Questo ci dimostra veramente che chiunque può realizzare dei disegni utilizzando qualunque cosa! Persino io che sbaglio quasi sempre tutto! Ehi ragazzi, volete vedere il mio disegno musicale? Un disegno musicale, capito? E io ci ho messo pure un secolo a comporlo, capito? A comporre un disegno musicale, capito? Io disegno troppo. Ora vedremo un sistema veramente incredibile per creare dei disegni inanellati. Non sapete cos'è un disegno inanellato? Vabbè, allora abbiate pazienza e lo scoprirete. Prima di tutto dobbiamo realizzare un disegno molto semplice di una cosa qualsiasi, può essere una persona, un oggetto o anche un animale. E vediamo un po' quanto ci mettete ad indovinare di che cosa si tratta. In questo caso, per realizzare il vostro disegno, vi consiglio di usare uno di questi grossi pennarelli dall'inchiostro indelebile, oppure, se ce l'avete, una penna o un pennarello che non coli o non sbavi. Non fate l'immagine troppo complessa e dettagliata, mantenetela abbastanza lineare. Avete qualche idea su cosa possa essere, no? Eh beh, è un pappagallo. Adesso, con una matita e partendo dall'angolo in alto, cominciate a disegnare degli anelli pazzeschi, soprattutto il disegno. E fatelo con un movimento continuo. Degli anelli grossi e poi degli anelli un po' più piccoli. Fate solo attenzione a non togliere mai la matita dal foglio. Quando avremo finito di fare gli anelli, avremo una serie di curve che vanno qua e là in giro per il nostro disegno. Allora, adesso dobbiamo colorarlo e abbiamo bisogno di un po' di pennarelli o di matite. La cosa importante è che siano però in tonalità diverse. Alcune devono essere di tonalità più chiare e altre di tonalità più scure. Guardate, ad esempio c'è qui il rosso e il giallo, il celeste e il viola. Bene, procurate le matite o i pennarelli, possiamo iniziare a colorare. E allora colorate una porzione di un anello usando una sfumatura più scura, in questo caso il viola. Poi fate la porzione accanto con un colore più chiaro, l'azzurro. Lo scopo finale è quello di colorare ogni porzione del vostro disegno con un effetto a due tonalità. Ora cambiate i colori per le altre parti del disegno. Di nuovo fate una porzione con una tonalità scura, l'arancione, e la porzione accanto un po' più chiara con un giallo. Colorate le varie zone del vostro disegno semplicemente alternando le tonalità più chiare a quelle più scure. Appena avremo finito di colorare ogni porzione del nostro disegno principale, il risultato sarà bellissimo come questo. Ma non finisce qui. Per colorare lo sfondo usate la stessa tecnica. Di uno stesso colore, sia pennarello che matita, usate una tonalità più chiara e una più scura. Questi sono il verde chiaro e il verde scuro. Colorate una porzione con la tonalità più chiara e quella subito accanto più scura. Poi ancora con quella più chiara. Poi di nuovo con quella più scura, proseguendo sempre così. E quando avremo finito di colorarlo completamente, guardate che bell'effetto multicolore che viene fuori. Oh, ma con questa tecnica possiamo fare tanti disegni diversi, non saranno infatti mai uno uguale all'altro. Che ne pensate di questa tipica immagine da discoteca degli anni 70? Davvero molto bella. E guardate qui, c'è Saturno con un po' di stelle in questo cielo fatto con due colori diversi, un blu e un celeste più chiaro. Ah, guardate questa moto, qui la tecnica è sempre la stessa, però lo sfondo è stato fatto in giallo e in rosso usando degli zigzag e non degli anelli. Ma adesso provateci anche voi e fate i vostri fantasmagorici disegni ad anelli. Provateci!
Oh, ma che idea sensazionale! Fare un disegno ad anelli. In fondo è semplicissimo, basta fare un disegno, ricoprirlo di anelli continui e colorarlo a porzioni alterne con colori più chiari e più scuri. Mi sono divertito moltissimo a fare un disegno ad anelli. Lo volete vedere? Oh, mi stavo divertendo così tanto che penso di aver esagerato un po' troppo con gli anelli, non credete? Oh, uffa! Ecco qui un altro attacco d'arte da realizzare subito. Che ne dite, ragazzi, di costruire una bandiera personale? Una bandiera che sventola anche quando il vento non c'è. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è prendere un pezzo di cartone da una scatola di cereali e lo ritagliamo più grande o più piccolo a seconda di quanto vogliamo che sia grande la nostra bandiera. Con un pennarello disegnate la sagoma di una bandiera sul cartoncino. Fatela della forma che volete, una con due punte può andare. Adesso arrotolate il cartoncino partendo da un lato. Non stringetelo e lasciate che poi si apra da solo. Bene, adesso rovesciatelo e arrotolatelo fin quasi a metà, senza stringerlo mai. In questo modo avete creato una specie di forma ad S, vedete, e serve ad ammorbidire un po' il cartone. Ora ritagliate la vostra bandiera. E quando l'avremo ritagliata, avremo una bandiera a forma di S. Poi forse dobbiamo ancora ripiegarla un po' per farle mantenere la forma. Beh, carina, eh? Sembra quasi che sventoli al vento. Adesso dobbiamo rinforzarla e per farlo useremo la classica colla vinilica e un po' di foglie di carta di giornale. Mescolate la colla vinilica con una piccola quantità d'acqua e spennellatela su uno dei lati della bandiera. Applicateci sopra delle strisce di carta di giornale. E poi ripassateci sopra la colla. Ricopritela interamente su entrambi i lati usando questo metodo. Ah, un ottimo consiglio per quando la lasciate ad asciugare è di incastrarla in mezzo a due bottiglie di plastica. In maniera, vedete, che mantenga la sua forma ondulata. Lasciatela asciugare tranquilla da una parte e quando è asciutta rimuovete le bottiglie. Procuratevi un bastoncino lungo, tipo quelli usati per il giardinaggio, e posizionatelo sul bordo della bandiera facendolo sporgere un po' in cima. Incollatelo in posizione con del nastro adesivo. Quindi applicate una palletta di plastilina in cima al bastoncino per completare l'asta della vostra bandiera. Adesso ricoprite anche questo con uno strato di colla vinilica e carta di giornale, giusto per renderlo solido e per fare un lavoro più accurato. E quando avremo fatto asciugare tutto per bene, avremo ottenuto una bandiera come questa. Vedete, adesso è dura, solida come una roccia. Adesso dobbiamo disegnarci qualcosa. Io vi consiglio di esercitarvi prima su un foglio. Potete disegnare quello che volete, dei motivi più semplici, più elaborati. Potreste fare anche dei motivi geometrici, ad esempio. Una volta fatto sul foglio, siete pronti a riportarlo sulla bandiera. Ecco in che modo. Fate il disegno usando un pennarello o una matita. Su questo ho deciso di disegnare delle stelle, non sono difficili da fare e stanno bene su una bandiera. Una volta finito il disegno dipingetelo con i colori a tempera o con quelli acrilici, usando dei colori brillanti e accesi. Potete sempre aggiungere dei dettagli più piccoli usando un pennarello d'oro o d'argento. E quando avremo finito di disegnare e di dipingere la nostra bandiera dovrebbe essere così, guardate che bella, ma dall'altro lato, voilà, c'è scritto il mio nome, voi ad esempio potreste scrivere il vostro e come sempre possiamo fare tante bandiere diverse, possiamo cambiare i disegni e anche i colori, guardate questa, è fatta a strisce luccicanti, ma dall'altro lato
taratata, nasconde il vessillo dei pirati. E guardate quest'altra, è una bandiera fatta pensando alla nostra squadra di calcio del cuore. Guardate qui. Allora, forza azzurri! Ragazzi, provate anche voi a fare tante bandiere, a spargerle qua e là nella vostra stanza e vedrete che loro sventoleranno anche quando il vento non c'è. Anche per oggi abbiamo messo da parte un sacco di attacchi d'arte. Io vi aspetto nella prossima puntata con tanti altri lavori. A presto! Ciao!